Le banche italiane sono state esortate dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, a offrire strumenti utili per rivedere l'importo della rata sui mutui a tasso variabile e senza cap. Uno dei principali costi per le famiglie italiane è oggi proprio quello del mutuo casa. Un impegno finanziario importante che dura solitamente decenni, tempo nel quale le condizioni familiari e di mercato possono cambiare anche drasticamente. Esistono diverse opzioni per modificare le condizioni del proprio mutuo e per renderle più favorevoli. Tra queste, le più utilizzate sono la surroga e la rinegoziazione del mutuo. La rinegoziazione del mutuo è un processo con il quale si richiede alla propria banca di modificare le condizioni del proprio mutuo in modo da ottenerne di più vantaggiose. Rinegoziare il mutuo può essere la soluzione per risparmiare sulla rata mensile, ma si può anche decidere di rinegoziare la durata del contratto, così da spalmare il costo del debito residuo ed ottenere comunque rate più basse. In alternativa, si può rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al fisso per ottenere maggiore stabilità. È possibile chiederla in qualsiasi momento durante la durata del contratto. Per rinegoziare il mutuo è necessario inviare una lettera raccomandata alla propria banca con la quale si elencano tutte le condizioni che si desidera modificare. Prima di inviare una comunicazione formale, ti consiglio di fissare un appuntamento con il tuo referente della banca per anticipargli le tue intenzioni e per avere un parere di fattibilità. Tieni presente però che la banca non è obbligata a concedere la modifica del mutuo originale. Esiste solo un caso in cui la rinegoziazione è obbligatoria per legge. Infatti, la legge di bilancio 2023 dà il diritto di passare dal tasso variabile al fisso alle persone che hanno un mutuo con debito residuo inferiore a 200.000, ISEE non superiore a 35.000 e nessun ritardo nei pagamenti precedenti. Ad esempio, con la rinegoziazione si può ottenere un tasso più basso e quindi una rata di mutuo più leggera. Inoltre si può decidere di allungare la durata del mutuo per ridurre l'importo della rata. Va però sottolineato che la rinegoziazione del mutuo non sempre conviene. In primo luogo, la banca potrebbe richiedere una serie di spese per modificare il mutuo originario, come la valutazione dell'immobile o la stipula di una nuova polizza assicurativa. Se invece è passato molto tempo dalla stipula e il mutuo è già stato pagato per la maggior parte, rinegoziarlo potrebbe comportare un aumento del costo totale, dovuto all'aumento degli interessi complessivi pagati nel corso del tempo. È dunque importante valutare accuratamente e tutti i rischi prima di procedere con tale operazione. Un'alternativa alla rinegoziazione è la surroga, ovvero il trasloco del mutuo presso un'altra banca. La surroga è un'operazione che prevede il passaggio del mutuo ad una banca nuova, che offre condizioni più vantaggiose rispetto a quelle attuali. In questo caso, la banca originaria viene sostituita dalla nuova banca. È importante sottolineare che questa operazione non implica alcuna estinzione del mutuo e soprattutto non comporta alcun costo per il mutuatario. Se hai bisogno di maggiori chiarimenti, non esitare a chiamarmi. E se hai trovato utili queste informazioni, condividile. Iscriviti al nostro canale YouTube e segui i nostri canali social per essere sempre aggiornato. Ciao! Vale Immobiliare. Diamo valore alla tua casa.